Radio Radicale, siamo con Carlo Sarro, deputato di Forza Italia, che per anni è stato in commissione giustizia, ha seguito le cose della giustizia per Forza Italia, oggi è in affari costituzionali, avvocato, ha una lunga esperienza in materia di giustizia, per commentare insomma la figuraccia della maggioranza che è andata subito al Senato in commissione giustizia sulla proposta di legge del Partito Radicale per la giornata delle vittime degli errori giudiziari. Allora, ma una cosa così logica ci aspettava insomma una posizione, non dico unanime, ma quasi unanime, perché sappiamo che per il Movimento 5 Stelle certe cose sono difficili da digerire. Allora, come giudica questa figuraccia giallorossa? Ma innanzitutto non sempre la logica alberga nei palazzi della politica, soprattutto quando in questi palazzi si muovono forze come il Movimento 5 Stelle e anche, devo dire, purtroppo larghi settori del Partito Democratico, che fanno del giustizialismo una cifra distintiva della loro azione politica. La proposta del Partito Radicale rappresenta una proposta in linea con una tradizione di cultura liberale e di civiltà giuridica assolutamente non solo condivisibile, ma credo forse che addirittura giunga in ritardo rispetto a quello che è accaduto nel Paese nel corso degli ultimi decenni. Del resto sono sufficienti i dati per comprendere le dimensioni del fenomeno. Se solo consideriamo che la nostra popolazione carceraria è al 40% composta da persone che sono in attesa addirittura del primo grado di giudizio, ci rendiamo conto di come oggi l'amministrazione della giustizia in Italia avvenga in modo del tutto disancorato rispetto a quelli che sono non solo i principi della nostra tradizione, ma anche regole ormai assolutamente rigorose e ferree del diritto eurounitario, al quale tanto spesso la nostra classe politica di maggioranza si richiama, ma che poi puntualmente contraddice nella pratica. E se pensiamo alle tante assoluzioni che fioccano dopo processi che seguono ad anni ed anni di indagine, durante i quali i cittadini che sono colpiti da un'inchiesta vengono esposti al pubblico ludibrio, comunque alla disistima e alla scarsa considerazione attraverso le condanne mediatiche, attraverso la diffusione di dettagli spesso assolutamente influenti per le indagini, penso per esempio al contenuto di talune intercettazioni, ci rendiamo conto che in Italia avviene un vero e proprio massacro dei principi e delle regole del vivere civile e del diritto. Quindi la proposta del Partito Radicale è una proposta sacrosanta, è una proposta da sostenere convintamente ed è una proposta che non solo deve tradursi in una legge vigente e quindi operativa, ma la giornata celebrativa delle vittime della giustizia dovrebbe rappresentare una grande occasione per il Parlamento e per il Paese per interrogarsi su tante disfunzioni del sistema giustizia, sulle ragioni di queste criticità, ma soprattutto sui rimedi da apportare. Questo Parlamento nel 2015, io fui relatore, ha discusso e approvato la legge di riforma della custodia cautelare, che nell'applicazione pratica tuttavia è stata largamente disattesa, perché sono invalse nuovamente delle prassi, soprattutto da parte dei pubblici ministeri, totalmente distanti dallo spirito di quella riforma. Con quella riforma si era affermato un principio fondamentale, che la carcerazione preventiva doveva costituire l'estrema razza. Nella pratica questo non avviene, perché continua ancora a farsi un ricorso massiccio dello strumento della carcerazione preventiva. In quella riforma si cercava di arginare il fenomeno del cosiddetto copia incolla nel rapporto tra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari, quello che ormai noi comunemente chiamiamo GIP con l'acronimo, perché appunto non c'era quella funzione di valutazione critica e di lettura attenta degli atti da parte del giudice delle indagini preliminari, per cui tendenzialmente c'era un'adesione acritica alle tesi del pubblico ministero, e quindi si introducevano con quelle norme delle regole più stringenti sulla motivazione, delle regole più stringenti sui tempi entro i quali andavano poi depositate
le decisioni assunte proprio per contenere quanto più possibile le distorsioni del sistema, ma devo dire purtroppo che noi registriamo ancora un ritardo applicativo e forse addirittura una insufficienza anche di quegli strumenti che ci apparivano invece estremamente incisivi ed estremamente validi, per cui dovrebbe aprirsi in Parlamento una sessione sui temi della giustizia, con una riflessione profonda. Se noi pensiamo alla questione gigantesca del Consiglio Superiore della Magistratura e di quello che è emerso in queste settimane. Naturalmente noi siamo garantisti e lo siamo convintamente, lo siamo coerentemente, quindi lo siamo e lo saremo anche rispetto a questo caso, ma un dato è certo, è che la lottizzazione politica ha determinato in Italia negli ultimi decenni le maggiori e più importanti nomine degli uffici giudiziari in barba a criteri di meritocrazia, di competenza, di professionalità, di tutela della par condicio tra aspiranti alle funzioni direttive, in uno stravolgimento completo del sistema che ha poi prodotto i risultati. È una sconfitta del partito dei magistrati, come direbbe qualcuno. Insomma, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si allineano come il partito dei magistrati, il partito che non riconosce nemmeno il principio errare quorum est. Io penso che innanzitutto quella di oggi sia una vittoria del buon senso, sia una vittoria della giustizia e sia una vittoria del partito, se possiamo usare questa formula, che più che alla giustizia crede alla verità. E quindi l'opera meritoria, anche in questo caso, in questo campo del Partito Radicale, porta davvero tutti a riflettere. Io mi auguro che anche nel Movimento dei 5 Stelle possa aprirsi una fase di riflessione, abbandonando delle posizioni ideologiche precostituite che sono non solo inutili, sono altamente dannose, ma soprattutto non aiutano il Paese a crescere e a uscire fuori. Noi parliamo tanto della crisi economica che purtroppo attanaglia l'Italia, ma non ci rendiamo conto che se noi non affrontiamo questo tema, che ha mille implicazioni e mille risvolti, davvero il Paese non uscirà mai da questa situazione di stasi nella quale versa. Voglio fare qualche esempio telegrafico. Siamo in attesa che venga approvato il cosiddetto decreto semplificazioni, dove finalmente si è posto mano al tema dell'abuso d'ufficio, questo reato onnicomprensivo che era sempre e comunque configurabile e contestabile, cominciando ad introdurre delle limitazioni. Delle limitazioni sono state introdotte in tema di responsabilità contabile, per esempio per i pubblici funzionari. Questo proprio per consentire all'amministrazione di agire e a dimostrazione che le posizioni preconcette del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, tanto sbandierate nei mesi scorsi, sono da loro stessi contraddette perché non sostenibili. Se noi pensiamo a quello che si sta introducendo ora, per esempio, in materia di gare pubbliche, le deroghe, le procedure accelerate, il tema che oggi viene posto come modello di riferimento delle procedure eseguite per la realizzazione del ponte Morandi di Genova, che contraddice una stagione, quella dell'ANAC degli anni scorsi, che è stata additata a ogni piesso spinto e che è stata contraddistinta da un profluvio di direttive, delibere, linee guida, eccetera, eccetera, che hanno avuto l'effetto semplicemente di ingessare tutto e di impedire ogni cosa, per cui oggi di colpo cancelliamo quella stagione di fronte al bilancio disastroso che quelle metodiche hanno prodotto nel nostro Paese. Sì. Senta, se dovessimo trovare un attenuante per il Partito Democratico, ritiene che il PD abbia votato contro questa proposta di legge per il principio stalinista per il quale se stai nella maggioranza fai quello che fa la maggioranza, segui l'onda, se fossero state all'opposizione avrebbero fatto diversamente, non avrebbero seguito il principio di Stalin? Guardi, non lo so perché talune cattive abitudini sono difficili a morire e quindi non sono in grado di ragionare ovviamente e di prefigurare scenari ipotetici di quello che poteva accadere, sì. Certamente io credo che ancora una volta questa occasione abbia dimostrato quanto queste forze politiche così imbevute di ideologia e soprattutto di
furore iconoclasta dal punto di vista giustizialista siano distanti dalla realtà, dal paese, ma soprattutto come abbiano tradito quei principi fondanti della nostra Repubblica che sono scolpiti nella Costituzione a chiare lettere e che sono stati traditi nel corso di questi anni. Bene, grazie come sempre per la sua competenza e per la sua pacatezza a Carlo Sarro di Forza Italia. Grazie.